Oggi abbiamo dedicato questo distaccamento a Luigi Morello, che ci ha lasciato per il Covid e purtroppo l'ha contratto subito all'inizio di questa terribile pandemia, quando era un male completamente oscuro, non conoscevamo nulla, non avevamo vaccini, non avevamo precauzioni adeguate al momento. E Luigi Morello è stato uno dei 4 milioni di italiani che ha contratto questo virus e uno dei 126.000 che ci ha lasciato. Mi è sembrato doveroso esserci qui per dare tutta la forza dello Stato, del governo italiano, alla signora Enza, a Tina e a Francesca, le figlie, sapendo che il fratello Alessandro è ancora qui al distaccamento. È un segnamento importante perché tutti noi potevamo essere al posto di Luigi. È una persona che ha lasciato tanto al territorio, gli interventi di oggi lo testimoniano, tantissimi sindaci, tantissime autorità, il che lo consegnano veramente alla comunità. Passando qui davanti, i giovani di Sala Consilina potranno sempre vedere e avere in Luigi Morello un vero esempio, una persona normale che era eroe grazie al mestiere che faceva, quello del Vigile del Fuoco. Sottosegretario, lei ha la delega ai Vigili del Fuoco e possiamo dire che soprattutto negli ultimi anni c'è un forte attaccamento del popolo italiano a questo corpo nazionale e l'esempio di Luigi Morello e di tanti caschi rossi deceduti anche in servizio appunto affermano questa nuova forma di eroismo. Come si spiega questo legame degli italiani ai Vigili del Fuoco? I Vigili del Fuoco godono dell'87,7% di fiducia secondo i dati Orispes. Sono l'istituzione che ha più fiducia da parte degli italiani perché in virtù del lavoro che fanno sono veramente in prima linea per qualsiasi cosa, qualsiasi emergenza c'è si chiama un vigile del fuoco, quando interviene un vigile del fuoco c'è già stato un disastro e quindi è la prima persona che interviene. Noi abbiamo dovere come politica e come cittadini italiani di dare il massimo del supporto a tutte queste persone che lavorano per noi costantemente. Oggi però voglio anche dire che c'è una buona notizia, perché per tutti i Vigili del Fuoco in Campania oggi non c'è neanche un infetto da Covid. Questo ci dà una bella notizia per ripartire con fiducia e far lavorare ancora in maniera maggiore e stare a fianco di questi eroi indivisi. Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, l'architetto Rosa Deliseo, particolarmente legata da sempre al distaccamento di Sala Consilina, oggi è qui, alle nostre spalle c'è una stele in ricordo di Luigi Morello, un servitore dello Stato, come diceva lei, un uomo che faceva il Vigile del Fuoco per senso del dovere. Questo gli era dovuto? Gli era dovuto assolutamente, ma non solo per Luigi, per tutti i colleghi di Luigi, perché lo possano ricordare con affetto e sentire la sua presenza ogni giorno, quotidianamente in questa caserma. Durante il discorso una sola cosa ho dimenticato di dire: in questa intitolazione noi, oltre alla stele, abbiamo scoperto la targa fuori, perché la targa è il saluto alla città. Il cittadino che passa deve leggere Caserma Luigi Morello. La stele è per i ragazzi che frequenteranno, i pompieri che frequenteranno la caserma. Quindi il suo doppio ruolo, interno ed esterno sulla città. E spero davvero che la sua tradizione, il suo insegnamento possa continuare, soprattutto nelle giovani generazioni. Comandante, Luigi Morello trascorreva buona parte della sua carriera all'interno di questa caserma a cui era, come tutti sappiamo, particolarmente legato. Cosa resta adesso di lui in questi uomini e tra queste mura? Rimane la semplicità e quello che lui ha sempre detto e abbiamo scritto: un servitore dello Stato. Questo messaggio resta ai suoi uomini e spero che resti in tutti i pompieri del comando. Francesca Morello è la giovanissima figlia di Luigi Morello. Luigi era un padre particolarmente amorevole, un marito altrettanto amorevole, un uomo al servizio dello Stato e vicino alla sua terra, alla sua gente. Oggi questa cerimonia forse non è neanche abbastanza per tutto quello che tuo padre ha fatto per questa terra, ma è un atto dovuto, immagino. Grazie. Allora, noi sicuramente sapevamo quanto la gente voleva bene a papà, ma in questo anno e mezzo e oggi ci rendiamo conto che probabilmente non eravamo ben consapevoli di quello che fosse l'uomo, non solo a casa, non solo il padre, non solo il marito, ma il vigile del fuoco e l'amico. E in questo modo rimarrà, anche se non fisicamente, qui tra di noi nel Vallo di Diano. Sì, per noi questa giornata è importante proprio per quello, perché consacra il legame tra Luigi Morello e questo territorio a cui lui ha dato tanto,
eravamo certe che il suo insegnamento non venisse vanificato subito, che il tempo non permettesse di dimenticarlo, però sicuramente questa stele consacrerà ancora di più questo legame. È una giornata importante perché abbiamo intitolato una caserma a un uomo importante, ben voluto dalla comunità, che incarna i valori dei Vigili del Fuoco, il coraggio, la passione per questo lavoro, anzi, oltre la passione, l'amore per questo lavoro e l'umiltà di porsi vicino alla gente, vicino ai problemi della gente, con leggerezza, mai con arroganza. E quindi se io dovessi individuare un Vigile del Fuoco che sia il prototipo di quella inchiesta che Eurispes ha pubblicato recentemente, dando ai Vigili del Fuoco lo share dell'87,7% e definendoci eroi di ogni giorno, credo che il nostro Luigi Morelli interpreterebbe molto bene questo ruolo. Il coraggio, la passione e l'umiltà. E se mi può consentire anche il gioco di squadra, perché nessuno qui da noi lavora da solo, ma tutti lavorano fidandosi l'uno dell'altro. E l'esempio che lui ha dato è stato tale che oggi i suoi colleghi lo hanno, come dire, qui ricordato, rimpiangendolo, perché questi valori essenziali li ha trasmessi ai propri colleghi. Comandante, siamo all'interno di una caserma particolarmente attiva nel sud della provincia di Salerno, che copre un territorio molto vasto. Come si preparano i Vigili del Fuoco ad affrontare la prossima estate? Beh, i Vigili del Fuoco si preparano ogni anno a tutte le calamità. Ovviamente d'estate c'è un occhio particolare, quelle zone che sono particolarmente boscate come questa. Ovviamente anche qui abbiamo potenziato il servizio degli elicotteri a livello nazionale e dei Canadair. Qui vicino c'è anche un buon aeroporto che ospita, ove fosse necessario, i nostri aerei, ma poi soprattutto grazie a un accordo con la Regione potremmo anche quest'anno garantire le squadre che con una convenzione si impegnano sul posto, non dal cielo, ma proprio andando sul posto a spegnere gli incendi più piccoli di natura boschiva. Prefetto Lega, oggi lei è qui in rappresentanza dello Stato per il Corpo dei Vigili del Fuoco, questo Stato che incarnava nella figura di Luigi Morello un alto senso delle istituzioni, dell'attaccamento alle istituzioni e al proprio dovere. Io, vedete, se un uomo dello Stato fa il suo lavoro e lo fa con il cuore, con la passione, col coraggio, con la competenza, come l'ha fatto Luigi Morello, in realtà è ripagato dall'affetto che oggi è percepibile. Quindi non è uno Stato astratto, uno Stato lontano, non è teoria, è concretezza, sono uomini, carne e sangue. Dicevo prima, è quasi un paradosso che un uomo come Luigi Morello, che ha dedicato la propria vita, ha rischiato ogni giorno in mille situazioni, in realtà se ne sia andato per una pandemia. Però quello che importa è quello, il suo lascito vero, autentico, che è negli occhi delle persone che sono qui oggi, che non sono solo colleghi, ovviamente, che lo ricordano con affetto, ma sono cittadini. Allora io voglio sperare, lo dicevo poco fa anche al sindaco e alla comandante, che lui, che andava nelle scuole, è stato ricordato anche prima, che andava non solo a parlare di rischio incendi, ma a parlare per esempio di incidenti stradali, no? Perché i Vigili del Fuoco sono anche, ahimè, quelli che aprono le auto, le lamiere per salvare le persone, e spesso le urla strazianti dei parenti che accorrono subito dopo il sinistro sono quello che ti rimane nelle orecchie per sempre. Ecco, quegli stessi ragazzi che lui incontrava siano quelli che possano venire qui, non per celebrare Luigi astrattamente, ma perché sia un esempio reale di un modo concreto di mettersi al servizio della propria comunità ogni giorno. Una professione semplice dove c'è grande coraggio, grande competenza e soprattutto che è al servizio per la salvezza degli altri. Credo che questo sia il più grande insegnamento di Luigi.